La prima macchina ecocompattatore del Comune della Spezia è stata installata questa mattina qui in Piazza del Mercato, in una piazza che rappresenta anche un po' un esempio virtuoso proprio per quanto riguarda la raccolta differenziata. Sì, loro, gli operatori della piazza con le associazioni di categoria, sono i primi che aderiscono a questa meccanica interessante per la quale tu compatti la plastica, la latta e poi puoi spendere, hai un buono, una soddisfazione perché recuperi qualcosa sulla spesa che fai in questo caso in Piazza del Mercato. Però io vorrei dire, confermarle quello che mi chiedeva, noi siamo in Piazza del Mercato che ha radicalmente cambiato il suo modo di lavorare per conferire i rifiuti in modo più corretto, più pulito, differenziato. Loro sono i numeri uno della raccolta industriale alla Spezia, fanno moltissimo e c'è solo da sperare che venga preso esempio, perché sono tante realtà, tanti operatori, tanti commercianti, eppure hanno saputo cambiare tutti assieme da un giorno all'altro e la piazza secondo me la lasciano più pulita, ci lavorano nel pulito e anche i cittadini fanno la loro spesa meglio. Il risultato di questa iniziativa lo si deve senz'altro anche ai commercianti che si sono proprio resi disponibili affinché attraverso questo sistema di riciclo i cittadini possano in qualche modo avere degli sconti in questi 100, diciamo, in queste 100 attività aderenti. Ma è un vantaggio non da poco e devo dire che la collaborazione di tutti i commercianti della piazza e dei dintorni della piazza è stata veramente buona. Molti stanno ancora chiedendo di entrare, quindi entreranno altri nel futuro. E quindi questo qua, sapendo poi anche che portando lì il coupon loro in definitiva non ci guadagnano nulla perché non viene fatto un rimborso, tanto di cappello ai commercianti. Un sistema che aiuterebbe anche a mantenere più pulita la piazza. Senza dubbio. È un modo per educare la gente e per portare la gente in piazza, per fare in modo che chi ha delle bottiglie di plastica in casa, invece che buttarle nella plastica e farle ritirare durante il periodo della settimana in cui ritirano la plastica, viene qua e recupera 50 centesimi di spesa che può spendere nei negozi convenzionati.